fare del mio cristianesimo, della mia vita, qualcosa di più concreto, di più reale, che non si limitasse a un rapporto solo diretto verso Dio, ma che fosse un rapporto diretto anche verso le persone. Quindi di cogliere le occasioni che mi si presentavano per poter anche fare del bene e utilizzare anche quei beni materiali che il Signore mi dava per poter venire incontro ai bisogni di altri meno fortunati e che non avevano tutto questo, e pertanto cercavo nella mia vita le occasioni, quelle opere buone che il Signore ha preparato affinché, dice, le compiamo. L'occasione buona per mettere in atto questo desiderio fu la presentazione dell'associazione Compassion, la quale si occupa appunto di bambini bisognosi nei paesi più poveri del mondo. Abbiamo deciso di affidarci a questa associazione perché è gestita da cristiani, e subito dopo ci è stato assegnato un bambino del Nicaragua che si chiamava Joshua Allerton Gomez. Joshua era un bambino di 11 anni che abitava a Sandino, una città vicino a Managua, e faceva parte di una famiglia di 4 fratelli. Il centro di Compassion lo aveva scelto e gli ha offerto, anche attraverso appunto il sostentamento che noi gli abbiamo dato, di frequentare il centro avendo cura di lui, sia dal punto di vista di seguirlo negli studi, di fargli frequentare altri bambini, togliendolo dalla strada, da un lavoro minorile come succedeva a molti suoi coetanei, e poi anche di istruirlo secondo la parola di Dio per farlo crescere sia materialmente che spiritualmente e dargli una possibilità migliore di vita. Noi abbiamo seguito Joshua in tutto il suo percorso dal gennaio del 2007 fino al compimento del 18° anno. I nostri rapporti si sono svolti tramite corrispondenza, con uno scambio di lettere, di fotografie, di disegni, per conoscere la sua vita, la sua famiglia, le sue attività, per vedere il suo sviluppo, la sua crescita e anche per fargli sentire il nostro affetto, la nostra vicinanza. Naturalmente ci sono state mandate di volta in volta delle fotografie in cui veniva fatta vedere la sua crescita fino all'ultima, quando ci ha lasciato, però è rimasto comunque nei nostri cuori e nelle nostre preghiere. Questa esperienza con Compassion ha fatto del bene a noi, a cui il tempo è volato velocissimo, ha fatto del bene a Joshua, che si è preparato a un futuro più felice, più sereno, e ha portato la sua testimonianza nella società, ha fatto del bene al suo paese. Il Signore ci ha usato per poter accendere una piccola scintilla che farà divampare un grande fuoco.